progetto, secondo me, estremamente interessante ed è, ahimè, molto diverso dal tipo di cose che facevo io quando ho frequentato l'università. Mi sembra un modo intelligente e innovativo per arricchire l'esperienza universitaria degli studenti e per permettere agli studenti stessi di incontrare in maniera concreta il mondo del lavoro, mettersi alla prova e in qualche modo anche, perché no, farsi conoscere in una certa fase della loro carriera universitaria dalle aziende. Per riprendere la battuta iniziale, mi sarebbe piaciuto ai miei tempi fare qualcosa di simile. L'ho trovato molto, molto interessante, molto stimolante, credo per tutti. I feedback che ho avuto anche dalla mia azienda, in particolare dagli Agostini Editore, relativamente alla loro partecipazione a questa iniziativa, sono stati dei feedback estremamente positivi, quindi evidentemente anche loro hanno trovato questa iniziativa sia utile, ma per certi versi credo anche divertente, perché li ho visti insomma, molto coinvolti. Ho avuto l'opportunità di partecipare anch'io come giudice alla finale della Talent Academy. È stata un'esperienza anche per me molto, molto divertente e interessante. Ho visto in concreto i progetti presentati da tutti i team di studenti. Non è stato semplice trovare i criteri di valutazione il più possibile, insomma, seri e oggettivi. Di fatto quello che ho cercato di fare io è stato, da una parte, valutare quanto approfondita fosse l'analisi di mercato o dei mercati che era stata fatta preliminarmente alla costruzione del progetto di comunicazione. E l'altro aspetto che ho guardato poi è stato, come dire, la realizzabilità concreta. Le soft skills, visto che parliamo di comunicazione, sono fondamentali. Avere una bella idea e non saperla comunicare purtroppo serve meno, diciamo. Non è che non serva niente, ma serve meno. Credo che nel passaggio dall'università al mondo del lavoro l'elemento principale, al di là di quello che è il momento contingente non particolarmente favorevole che si affaccia sul mondo del lavoro, l'elemento fondamentale sia la motivazione e la passione. Nel corso del proprio percorso di studi è importante, secondo me, che lo studente si faccia anche un'idea di ciò che sa fare meglio e anche di ciò che gli piace di più fare, con la consapevolezza che non necessariamente nel momento in cui si affaccerà al mondo del lavoro gli verrà immediatamente presentato ciò che più gli piace, ma direi altrettanto con la consapevolezza che il mondo è grande e che se uno ha una motivazione forte deve, come dire, insistere e andarsi a cercare in giro per il mondo ciò che più lo motiva, ciò che più gli piace. Quindi queste, secondo me, sono le due cose fondamentali ed è il consiglio che mi sentirei di dare.